Crosby. Yeah. Oh, Mr. Crosby. Ask me, son. All the orchestras are swinging it today. Biggest kind of gates. And I wanted to find out what the noise is all about. Do you really think that swing is here to stay? Well, I'm glad you asked. Mr. Mercer. Yeah. Oh, Mr. Mercer. It is really much too dangerous to condemn. Don't sit in the front room, they would play. Bene, grazie alla musica. Benvenuti a tutto il pubblico che affolla questa sala. Adesso non siamo stati incerti se farla qui o farla sopra, comunque sarà più caloroso farla qui sopra, magari c'è qualche posto in più. Tutti i posti disponibili sono occupati, accomodatevi. Non saremo brevi. No, non dureremo un'oretta. Benvenuti con particolare affetto a Umberto Orsini e Massimo Popolizio, che qui sotto il tetto dello stabile di Torino sono abbastanza di casa, diciamo pure. Grazie. E quindi diamo loro il benvenuto con veramente una grande soddisfazione di averli con noi a approfondire, analizzare, discutere per chi già lo ha visto e a parlarne, annunciando, facendo venire il desiderio di vederlo per chi lo vedrà nei prossimi giorni, il prezzo di Arthur Miller, che sta trionfando da due giorni al Teatro Carignano. Guida e conduce la nostra conversazione, questo incontro di retroscena, la professoressa Federica Mazzocchi, Università di Torino, DAMS, la quale università organizza quest'anno con noi, Teatro Stabile, Centro Studi, tutti questi incontri. Quindi grazie anche a lei e la parola subito alla professoressa Mazzocchi per una breve introduzione. Davvero breve, perché grazie intanto Pietro, e mi fa molto piacere vedere la sala colonne così piena, ma del resto dopo le ovazioni di martedì non avevo davvero dubbi. E dicevo sì, molto rapidamente qualche prima impressione sul lavoro per lasciare poi la parola ai nostri due ospiti, che di sicuro non hanno bisogno di presentazioni, quindi senz'altro le saltiamo, perché chiunque ama il teatro, ma anche il cinema e la televisione, ha ben presente il loro lavoro. Mi fa molto piacere questa edizione del prezzo, non solo perché finalmente si comincia a rilanciare un autore che era entrato un po' in un cono d'ombra, era stato un po' dimenticato Miller, e invece l'importanza del suo lavoro e la bellezza davvero della sua scrittura è assolutamente meritevole di essere riproposta, e il prezzo appunto ha questa funzione molto importante di riportarci a una drammaturgia molto preziosa, molto significativa anche per la nostra contemporaneità. Si parla di crisi, che è una, anzi di, diciamo di una bancarotta familiare, ma che è in realtà il riflesso e lo specchio e la reazione a una bancarotta sociale, che in quel caso è il famoso crollo del 29, che determina poi i destini dei due figli, Victor, che è appunto Massimo Popolizio, e Walter, che è Lia Shilton. Ma è anche un testo molto interessante sul piano proprio della scrittura drammaturgica. Poi vorrei chiedere a Popolizio, che è in veste anche di regista, si è incaricato di questo compito non facile. È un esordio? No. No. Ha già fatto altre due di Roma, sì. Quindi dicevo, un testo molto interessante, perché è davvero un testo aristotelico se lo guardiamo appunto nel suo rispetto fedele, direi, delle tre unità, perché c'è unità di luogo, è costruito intorno a quattro personaggi
ed è anche un'unità di tempo, perché il tempo della rappresentazione è il tempo poi della storia raccontata, quindi è una scrittura estremamente compatta e allo stesso tempo aperta a moltissime possibilità anche di linguaggio astratto, di linguaggio simbolico, che mi sembra sia poi la chiave, la direzione che abbia preso Popolizio nella sua regia. E poi una scoperta davvero, il prezzo, perché in fondo è un testo comico, no? Lo raccontavamo prima mentre facevamo due chiacchiere, è anche un testo comico. Noi siamo abituati al Miller tragico, al Miller del commesso viaggiatore, qui c'è invece un'energia gioiosa, che è in particolare incarnata da Solomon, il personaggio che interpreta Umberto Orsini, che ha un finale peraltro straordinario, che insomma deciderà Popolizio, decideranno loro se vorranno discuterlo, perché insomma non voglio anticipare nulla a chi non ha visto. Dirò solo questo, che conoscevamo Orsini come grande attore e abbiamo scoperto che sa anche ballare molto bene. Ed è un finale splendido, con delle risonanze anche molto cecoviane, queste credo proprio accentuate dalla regia di Popolizio, però è un Fiers che ride, e questo è davvero, come dire, uno sguardo molto, molto originale sul teatro di Miller. Vorrei passare subito la parola a Umberto Orsini, come anche in questa occasione in veste di capocomico, perché lo spettacolo è prodotto dalla sua compagnia, e dunque ecco, la scelta di questo testo è una scelta di cui Orsini è responsabile totalmente, nasce da un confronto con gli attori. Come siamo arrivati appunto a individuare nel prezzo una... Il prezzo è una commedia che per caso ho scoperto. L'ho scritto anche, è stato nel nostro programma, alcuni anni fa ero a Londra, reduce da una presidenza del premio Riccione, che è un premio teatrale di testi teatrali italiani, per cui chi è presidente, anche chi è giurato, ne deve leggere un'infinità, circa 400 ne arrivano, al presidente ne arrivano un centinaio circa dalle selezioni. Era un'estate in cui, in qualche modo, non mi ricordo chi abbiamo premiato quell'anno, ma non c'era una drammaturgia proprio di quelle invitanti, ecco, perché io avevo fatto una giuria, a differenza degli anni prima, che era la giuria di Marisa, di Quadri, che era una giuria piena di critici, scrittori, pochi attori. Io invece ho voluto fare una giuria di tutti attori o registi, in modo quelli che hanno la pratica di leggere dei testi teatrali e dire: ah, questo lo voglio mettere in scena, questo lo voglio interpretare. Non avevo trovato proprio nulla che io volessi interpretare di questi testi, dei quali poi magari c'era anche qualcuno meritevole e che è stato premiato. Allora quell'anno, venendo, insomma, mi sono trovato dopo questa giuria in Inghilterra, e per un viaggio che ogni tanto faccio in Inghilterra per vedere la nuova drammaturgia o per trovare degli amici, ne ho molti, e mi è capitato al National Theatre, dove c'è una bellissima libreria teatrale che ha testi che in Italia non si trovano, e spesso io vado lì a pescare, a vedere se c'è qualche idea, se c'è qualcosa che non conosco, e ne porto a casa parecchi, così poi faccio tutta una mia personale collezione di testi. Ogni tanto poi ricordo a lui per dirmi: ma conosci questo testo? Perché qui c'è veramente al centro studi c'è un punto di riferimento molto importante per me. Quando un testo, chiedo sempre c'è una documentazione, e vedo questo The Price, dico: mi dice qualcosa, lo compro e lo leggo in treno mentre andavo a Pazza, dovevo andare a vedere uno spettacolo, e comincio a appassionarmi, dico: questa è la vera scrittura, accidenti, cosa ho letto in questi mesi? Questo signore, il signor Miller, che io adoro tra l'altro perché ho fatto due suoi
testi molto importanti, Morti non commesso viaggiatore, l'ho fatto più volte, l'ho fatto una volta quando ero giovane, l'ho fatto con Morelli Stoppa in televisione facendo la parte di Beef, e quando ero più anziano finalmente ho fatto un personaggio che io adoro, ho adorato, per me è sempre stato un punto di riferimento, quello che mi ha fatto partire proprio per fare teatro, quando vidi la compagnia di Visconti con Paolo Stoppa, Rina Morelli, Giorgio De Lullo, Mastroianni, lo vidi in un teatro quando ancora non facevo l'attore, e lì mi venne la grande spinta di fare teatro, perché mi dissi: ma se dal teatro possono venire queste emozioni, forse è bello essere in scena e dare queste emozioni, e da lì è scattato un pochettino la mia vocazione teatrale. Fatto episodio personale, ma che è legato, lo racconto perché è legato a Miller, e quindi mi è capitato nella vita di essere molto fortunato, perché ho cominciato a lavorare con Giorgio De Lullo, che avevo naturalmente ammirato nella parte di Beef, mi è capitato di fare la parte di Beef, mi è capitato di lavorare con Visconti, mi è capitato di lavorare con Stoppa e Morelli, e mi è capitato soprattutto di fare la parte di Willy Loman insieme a Giulio Lazzarini, sono venuti anche a Torino, mi ricordo. Quindi Miller in qualche modo è dentro nel mio DNA, è dentro nella mia storia teatrale. Quindi leggendo questo testo ho detto: ma che capacità di costruire le situazioni, le battute, ma guarda come la lingua e come la situazione è ben focalizzata, come l'argomento è importante ma non è invasivo, e non è soltanto la crisi ma qualcosa che riguarda la crisi del passato e gli influssi che la crisi ha avuto sul presente. E mi ricordo che con Massimo stavamo facendo Copenaghen, un altro testo che avevo scoperto allora e che abbiamo portato avanti per anni con la regia di Mauro Vogadro e con Giuliano Loiodice, e l'abbiamo fatto per circa 10 anni, non ininterrottamente, ma insomma a causa. Lo feci tradurre e lo diedi a Massimo dicendo: guarda un po' questo testo. E Massimo dice: ma un po', non so. Mi ricordo che nicchiò molto, e a distanza di qualche anno decisi di farlo, quando avevo la mia compagnia, decisi di farlo perché non dovevo più passare attraverso i giudizi di un gruppo amministrativo, di un direttore artistico che fosse un teatro pubblico, non so, che magari non voleva mettere in scena una drammaturgia contemporanea. Prima di rimandarlo a Massimo mi permisi di fare delle correzioni al testo, correzioni nel senso un adattamento non toccando le parole ma facendo dei tagli, che è una cosa della quale io mi arrogo la capacità di saper fare, di intervenire per dare più snellezza alla cosa. Lo rimandai a Massimo, il quale si convinse di fare il ruolo l'ho detto: Massimo, puoi scegliere tra i due ruoli, io naturalmente sono fuori età, non posso fare uno dei due fratelli, io farò la parte di Solomon, ma la parte di Solomon, che è un bellissimo ruolo, ma lo faccio soltanto se trovo degli attori bravi, perché non do questo pacco d'uno ad altri che non siano bravi, insomma, io amo recitare con gli attori bravi. E questo è stato sempre ed è il principio della mia compagnia, io prendo degli attori bravi. Credo negli attori, faccio un teatro d'attore, un teatro di interpretazione. Gli piacque, la regia non doveva farla Massimo, la doveva fare un'altra persona, posso dire chiaramente che fu annunciato, Gianni Ameglio, era un'idea abbastanza bizzarra, ma in corso d'opera mi accorsi che la cosa poteva diventare un pochettino difficile e che forse la mia scelta era adatta, forse per un altro lavoro che non questo, per cui ho deciso di farlo fare a Massimo, e Massimo ha lavorato sul testo prima con me e anche da solo, proponendomi i tagli che aveva fatto, intromissioni, spostamenti di battute e tutto. Dentro mi ero permesso di suggerire nelle didascalie, che non erano di Miller, mi ero permesso di aggiungere una cosa per affascinare non tanto Massimo, in questo caso Gianni Ameglio, cioè nella didascalia cercavo un pochettino di insinuare in qualche modo qualche idea di regia che non era quella di Miller, che descriveva abbondantemente situazioni, sentimenti, perché uno diceva una battuta, cosa sentiva in quel momento, roba abbastanza interessante, importante, ma
praticamente non utilissima agli attori, anche deviante in qualche modo. Mi ero permesso invece di mettere dentro nelle didascalie un suono che ogni tanto si ripeteva come delle case abbattute intorno, perché tutto si tratta di vendere dei mobili accumulati in una casa abitata dal padre di Victor e di Walter, e che questa casa deve essere abbattuta dopo 16 anni dalla morte del padre, per cui bisogna dare un prezzo a questi mobili perché stanno abbattendo. E mi era venuto in mente il giardino dei ciliegi, e mi era venuto in mente la colonna sonora proprio del giardino dei ciliegi di Strehler, dove ogni tanto si sentivano dei colpi laceranti, e c'era anche un colpo che non era proprio dell'abbattimento dei ciliegi, ma c'era anche un suono straziante che era come un filo di ferro che si spezzava, un suono che tutti dicevano cos'è, e lì entrava un personaggio, ricordo. E quindi e non mi sono mai permesso, e mi fa molto piacere che lei l'abbia notato, non mi sono mai permesso nelle note che noi in genere accompagniamo al programma, né di Massimo né mie, di suggerire che il mio personaggio alla fine poteva ricordare Fierce, e il fatto che lei l'abbia detto e che l'abbiano anche scritto recentemente dei critici mi fa molto piacere, perché senza esplicitare l'intenzione ho visto che l'intenzione è stata accolta senza le sottolineature. E quindi abbiamo scelto il cast e abbiamo lavorato intensamente, e devo dire, anche per dividerci un pochettino quello che dirà Massimo e per non sovrapporci, che non ho sbagliato ad affidare a Massimo la regia, perché Massimo non ha mai, durante un mese e più che abbiamo provato insomma in palcoscenico ma anche prima, non ha mai teorizzato se non una cosa molto importante. Non ha mai, ha sempre avuto preciso il compito di non raccontare una storia di solo dialogo che i personaggi si rimandano, ma qualcosa di sopra le righe, qualcosa che non assomigliasse a un episodio di una serie televisiva o di modelli americani che noi non possiamo imitare, ma cercare di dare a questi personaggi una statura in qualche modo riconoscibile, ma sopra le righe, che fossero dei prototipi in qualche modo di personaggi. Ed è lo sforzo che continuiamo a fare tutte le sere. Voi avete visto la prima o la seconda, ma dovete sapere che dopo la prima, il giorno dopo, ieri, noi sempre con abbastanza scontri in qualche modo, nel senso, ma non è così che mi avevi detto, ma io ho fatto quello che volevi tu, noi attori ci riuniamo sempre, perché l'idea di Massimo, che io ho sposato e che anche gli altri attori sposano, è che questo è un quartetto che deve suonare in una certa maniera, e quindi se gli dai una battuta, se c'è un suono prima e non è quel suono che abbiamo stabilito, il suono dopo va modificato, e da lì allora la modifica diventa, va a precipizio, ciliegia tira ciliegia in qualche modo, quindi dobbiamo essere di una precisione assoluta e non annoiarci, ed è il compito dell'attore di teatro, di non annoiarsi, di fare ogni sera la stessa cosa, come un quartetto in realtà in musica fa tutte le sere la stessa cosa, con una diversità inavvertibile, non avvertibile dalla gente, e non avvertibile soprattutto da chi suona lo strumento, perché resta spiazzato se l'altro fa una nota che non era stabilita. Ormai lo spettacolo ha quella sua caratteristica, quella sua cifra, quel suo suono, quella sua resa anche tonale, sonora, che deve essere mantenuto tutte le sere. Noi venivamo da un teatro molto grande, molto più grande e molto più difficile, e con un pubblico più difficile di quello di Torino, un pubblico abituato in quel teatro dove stavamo, il Teatro Diana di Napoli, a un pubblico abituato ad attori bravi, comici, Salemme, Bucci Rosso, tutta gente che tra l'altro recita col microfono, ormai molti attori recitano col microfono, e quindi gli spettatori sotto si permettono di commentare, di dire, di parlare, tutto quanto. È molto difficile invece imporre la propria voce con tutte le debolezze
carezze, gli sforzi che una voce può avere e riuscire a dare quella sonorità che inchiodi lo spettatore. E noi l'abbiamo fatto a Diana e naturalmente venendo qui a Carignano, che è un teatro tra i più gratificanti per un attore, perché c'è una sonorità che ti arriva, che ti ritorna, e quindi l'attore ha la percezione di essere in un luogo quasi dove si può recitare magari con un tono più basso. Ci siamo lasciati un po' prendere da questo tipo di luogo e quindi un pochettino abbiamo abbassato il tono, che non è giusto. Ieri pomeriggio ci siamo riuniti per dire no, dobbiamo assolutamente imporre e aggrapparci a questo tipo di recitazione che deve essere molto precisa, molto forte. Questo per dirvi cosa c'è dietro uno spettacolo. Non è che uno spettacolo felice, va via, avanti, tranquillo, no. Ogni giorno c'è un lavoro e grazie a Dio, siamo dei professionisti che conoscono il proprio mestiere e sanno che cosa vogliono fare, che cosa vogliono dare al pubblico, per cui non ci accomodiamo, non riposiamo, non mettiamo i piedi nelle pantofole. Tutte le sere cerchiamo di dare il massimo, cosa che è normale, voglio dire, non mi sorprende, deve essere così, siamo abituati a fare così, veniamo da una scuola che è quella anche di Luca, di Ronconi, che impone questo. Ronconi era, a volte era disarmante, perché dei giorni era di pessimo umore, perché avevi fatto, io mi ricordo, ho fatto qui uno degli spettacoli più belli, la prima volta che ho incontrato Massimo come attore, anche, che era l'uomo difficile di Hofmannsthal, e mi ricordo che provavamo a Novara, e mi ricordo che un giorno lui disse, dopo una prova nella quale ci sembrava che l'intensità fosse quella che ci richiedeva, disse no, allora se la resa deve essere questa, allora lo facevo fare degli allievi, a dei dilettanti, e c'era Anna Maria Guarnieri, e c'era Angela Padri, e c'era lui, e c'era Laranzi, e c'era Virgilio, c'era Mauro, Avogadro, c'eravamo tutti, insomma, eravamo frustrati, era vero o non era vero, era il suo umore quel giorno, oppure eravamo noi che collettivamente avevamo abbassato il tono, oppure avevamo abbassato il punto il mirato. E poi l'abbiamo fatta, e poi l'abbiamo fatta, e poi il giorno dopo era soddisfatto. Certo, dipende anche dall'umore del regista in quel momento, ma non è il caso di Ronconi. Ronconi sapeva benissimo che doveva darci una sferzata, sapeva benissimo che dovevamo ognuno impossessarci di una intensità e di una volontà di fare le cose. Non si possono fare le cose, e soprattutto, essendo un lavoro collettivo, tutti devono fare esattamente il loro compito, e questo è molto importante, questa è una lezione fondamentale. Ma per dire che lo spettacolo magari una sera ci può non piacere o piacere tutto quanto così, lo scarto è minimo, ma molto importante, che ci può lasciare di cattivo umore. Andiamo a letto frustrati, andiamo a letto. Ieri l'altra sera mi ha detto sono abbattuto. No. No, perché l'essere abbattuti dopo un trionfo è raro. Questo, raccontato questo per dirvi insomma come lavoriamo e come intendo che si lavori fino a quando avrò la forza di farlo nella mia compagnia, che è una compagnia che deve avere assolutamente questo rigore. Mi metto vicino a delle persone proprio che hanno questa idea del teatro, questa idea della professione, e al di là di tutto questo siamo riusciti, secondo me, a portare un testo che non è sublime, non è un testo tra i migliori di Miller, anche se giustamente ho detto che Miller è stato un po' dimenticato, ma sono stati dimenticati anche dei capolavori di Miller, tipo Il Crogiolo, tipo altre cose come, non so, Prima della caduta, altre cose che sono state di moda in alcuni anni. Il ripescaggio di Miller è dovuto non soltanto al fatto che è il decimo anno della sua morte, il centesimo della sua nascita, ma anche quello poi coincide, insomma, in qualche modo. Il testo poi è stato pubblicato da Einaudi, e ora lo trovate in libreria, e vi potete accorgere anche leggendolo, se le modifiche fatte, sempre d'accordo col produttore Masolino D'Amico, il quale ha accettato e gli è piaciuto moltissimo lo spettacolo, non accorgendosi che non era quello che aveva scritto lui.
Va bene, passo la parola a Massimo, poi ci rimbalziamo. Grazie. Le faccio solo una domanda. Sì. Vorrei partire prima dalla sua nuova veste di regista, poi passiamo all'interpretazione. Ecco, è molto vero, naturalmente è molto vero quello che ha detto Orsini, ma è molto riconoscibile nello spettacolo questo desiderio di sbalzare molto, quasi di ritagliare i personaggi, di renderli esemplari, di renderli estremamente netti. È molto evidente la differenza del lavoro suo con quella per esempio di Shilton, no? I due fratelli che sono davvero quasi bianco e nero. E, però volevo chiederle, dunque, come un testo come Il prezzo, come cominciamo a pensarlo registicamente, posto che naturalmente si legge moltissime volte, lo si impara in ogni sua piega, ma come comincia poi davvero il lavoro di costruzione delle relazioni, ma non solo fra i personaggi, ma anche con lo spazio, con l'ambiente, con gli oggetti che sono importantissimi, che davvero segnano alcuni punti ritmici molto importanti. Ecco, come cominciamo? È chiaro, il ritorno a Miller, come hai detto, è anche perché dopo anni, diciamo, di travestimenti, di gente nuda che si picchia, di gente, c'è anche bisogno di sentire qualche volta una storia. Il problema è come la racconti, questa storia mi sembrava. Parto sempre dal fatto che io non so bene quello che devo fare, ma so sicuramente quello che non devo fare. E quello che non si deve fare, l'ha accennato, era assecondare, diciamo, il carattere di sceneggiatura del testo. Perché se assecondi il carattere di sceneggiatura, non abbiamo i mezzi per uscirne vivi. Cioè, se facciamo, se recitiamo come si pensa che si debba recitare in un film, o quell'equivoco che guarda come sono naturali in palcoscenico, il grande equivoco è che abbiamo una noia soporifera e non riesci a uscirne vivo proprio come attore, soprattutto per un testo gli scambi sono A, B, cioè c'è una riga, non ci sono dei pezzi poetici, comunque è bello il monologo alla luna, ecco, non c'è il monologo alla luna, non c'è quanto è bello il cielo, non c'è un pezzo d'amore, no? È una commedia di situazioni, ecco, una commedia di situazioni, immerse in una valanga di parole. Cominciamo a dire che il testo di Miller dice: sono in un posto, una soffitta piena di mobili. Allora, il primo discorso che ti viene a fare è: un momento, se io metto quattro letti sfasciati, due lampadari, sette sedie, una cosa del testiere, un testiere del letto, un tavolino, cioè che stiamo a fare una commedia Eduardo? Perché in italiano appena cominci a parlare cioè, hai l'impressione, o al massimo quello un pochino chi può ridere, diciamo, di un attore, una commedia nel magazzino di Rancati, che voi non sapete chi è quello che affitta tutti i mobili a chi fa compagnia e quindi l'affitta cose per una compagnia. E poi i trasporti che io avrei dovuto avere, quindi due camion, tre camion di bombe. Esattamente, non ti dico come, non ti dico, cioè faccio una piccola parentesi. Mi viene anche da ridere, dice il regista, no? Perché appunto ricordiamo che di Ronconi ne ho fatti più di 30, e quindi per certo il regista mi viene anche un colpo, perché per me il regista era un bel po' di cose da cui sono venuto. No, ma questo regista, nel caso di Ronconi, quando gli disse: ma scusa, perché strano interludio lo fai in un treno? Ha risposto: e perché nell'ultimo atto c'è una nave? Perché non si può fare in un treno? Ecco, voglio dire. In realtà questo testo aveva, ho sempre pensato che nell'ultima parte è una specie di ring, no? Quando entra Walter, il fratellastro eccetera, entra e il testo fa un balzo in avanti e diciamo da una cosa che apparentemente può sembrare una commedia diventa una resa dei conti, un rinfacciarsi, una forza, una violenza. E questa violenza, questa scena doveva, diciamo, bene o male, doveva essere un contenitore nel quale dovevano essere presenti i mobili, perché i mobili sono presenti, dare spazio agli attori che doveva sembrare un ring, e
diciamo, mettere sempre e sempre in primo piano il montaggio delle relazioni. Non so se sono abbastanza chiaro. Tutti quei mobili in mezzo avrebbero, cioè, ucciso questo tipo di lettura anche, diciamo, forte che volevo fare. Per cui i mobili sono presenti, anzi li abbiamo coperti, diventano, diciamo, il sesto personaggio della commedia, perché in realtà ce n'è un altro, è il padre, di cui si parla sempre, è il quinto personaggio fondante, cioè che per cui tutto si muove intorno a questa storia del padre, e il padre è una poltrona che sta, diciamo, fuori dal proscenio, molto semplice, a cui ci si riferisce, cioè quel padre, grazie a Dio, credo che in questa pièce sia presente, cioè è sempre presente questa specie di testimone. L'altro obiettivo che mi sono prefisso è una sorta di semplicità, cioè non fare altro che montare bene le situazioni, ma come sappiamo la semplicità è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza, quindi per arrivare a una semplicità devi sempre e comunque entrare in crisi. Siamo entrati in crisi tante volte per trovare le soluzioni a certe relazioni e a certi rapporti. Tutto sommato sono abbastanza contento di aver fatto un'ora e 45 su tre sedie, perché ci muoviamo su tre sedie e una poltrona in primo piano, cioè non ci sono cataclismi, non ci sono effettazzi, non ci sono musiche, diciamo, rimbombanti, non ci sono gli effetti sonori, come dire, che ci sono, che riguardano questi rumori fuori scena dei palazzi che crollano, sono chiari, semplici, nel momento in cui servono, spesso non naturalistici, ma, diciamo, rimandano a qualcosa, a un senso di fine, a un senso di crollo. Ero chiamato, e su questo penso che bisogna fare una riflessione su cosa dovrà essere la regia nel futuro, perché nel futuro non avremo più, diciamo, i mezzi che avevamo adesso o nel passato, per cui ci si appoggiava, come dire, a grandi rivoluzioni sceniche. La scena purtroppo sarà quella che sarà, e la vera regia è sul materiale attoriale, ecco. E però si fa presto a dire il materiale attoriale va pure diretto, per un semplice motivo, che tutti noi attori italiani siamo tutti diversi, non abbiamo una lingua che ci accomuna, non abbiamo un modo di recitare che ci accomuna, ognuno ha un riferimento registico, di come comportarsi in scena, di che cosa è una comunicazione dal vivo, completamente diversa dall'altra. Non abbiamo, nonostante ci sia una legge, un teatro nazionale, non esiste, non è mai esistito, quindi mettere insieme chiaramente e comunicare chiaramente qualcosa con delle persone che parlano dal vivo, non doppiati, e sono lì in carne ed ossa su un palcoscenico, sarà, diciamo, credo, la regia del futuro, perché... E mi permetto ancora di dire, con la scomparsa, io ho lavorato con tanto, insomma, ho lavorato quasi tutti, la scomparsa dei grandi registi, insomma, ecco, in verità, la regia si è divisa in due, fondamentalmente c'è una regia, quella, visionaria, di rottura, provocatoria, che sono i Latella, con tutto il rispetto, il Ricceforte, capito? Cioè, che sono quelle robe estreme, ma Dante, cioè che mettono insieme teatro, movimento, immagine, giusta, e poi c'è dall'altra parte il vuoto, c'è il teatro dei televisivi, il teatro, come dire, d'evasione, di personaggi che vengono dalla televisione, che fanno qualsiasi cosa in palcoscenico. Quindi in mezzo a questi due forze del teatro italiano, credo che sia giusto e necessario per tutti ribattere e fare il punto sul teatro di parola, che non è un teatro tradizionalista, attenzione, perché su questo sono abbastanza sicuro, il nostro spettacolo non è uno spettacolo nostalgico, ecco, non dice guarda come si recitava una volta, ecco, proprio Umberto Orsini proprio non recita come una volta,
Cioè, non è come le compagnie di Leane Aghione, come tu pensi, come si poteva recitare 50 anni fa o 40 anni fa. No, alla luce di tutto ciò che abbiamo visto, di tutto ciò che abbiamo passato, possiamo fare a meno, personalmente anche, di avere partecipato a esperienze colossali, ma non solo colossali produttivamente di Roncone, proprio colossali dal punto di vista di concezione dello spazio. Che cosa è? E non è facile, sembra una discussione capziosa, ma non lo è, cioè non è facile muovere gli attori in modo che cosa sia un primo, un secondo e un terzo piano, cioè le geometrie sceniche, perché quelle geometrie sceniche raccontano dei rapporti, raccontano il testo. Ho avuto degli attori che si sono fidati, grazie a Dio, come si dice, attori con parecchie ore di volo sulle spalle, quindi piloti, che si sono fidati, e quindi abbiamo costruito qualcosa che pare semplice, ma semplice non è, e soprattutto che non va più di moda, e sono così felice e contento di partecipare a uno spettacolo che non va di moda, perché se non hai la pill un po', capito, omosessuale, scusate, un po', capito, se non hai un uomo con i tacchi a spillo, se non hai, capito, qualcosa, e ripeto, scusa, di musica dal vivo, se non hai un'orchestrina e qualcosa che ti suona, se tu non canti un po' dal vivo, se a un certo punto non prendi un microfono e vieni davanti alla scena, sei vecchio, ecco, noi facciamo uno spettacolo in questo senso molto vecchio, ma molto rivoluzionario, ecco. E questa forza dello spettacolo è solo sulla, diciamo, concezione di un'idea di teatro, che è l'idea di interpretazione, che negli anni si è scolorita, come se, questa è una frase che tu avrei già sentito dire, come se avessero buttato come un secchio di solventi, di acquaraggia, capito, sulle cose, quindi diciamo, le punte attoriali si sono come un po' scolorite. Non so se ho risposto, forse anche me. Sentendoti parlare della difficoltà, della semplicità come obiettivo alto, mi veniva, ho immediatamente pensato a Lehman Brothers, l'ultimo spettacolo di Ronconi, dove davvero lì esemplarmente rappresentato quello che stavi dicendo, no? Uno spazio semplicissimo e una regia apparentemente molto apparentemente semplice, ma in realtà con una davvero magistrale essenzializzazione di tutta una serie di percorsi che quelli che ha raccontato adesso Massimo. Sono molto d'accordo, questo è davvero un lavoro di rapporti, di recitazione, un testo di trame, di relazioni recitative fortissime, è davvero una tessitura straordinaria quella che possiamo vedere in scena, molto anche come dire, con un taglio molto esatto, molto netto, per cui non c'è un indistinto delle emozioni, delle psicologie, ma appunto c'è questo disegno molto forte, molto preciso dei vari personaggi, fra cui anche vorrei magari passare un momento così a qualche parola sui vostri personaggi, che sono abbastanza indimenticabili, direi. Quello di Orsini poi è una sorpresa davvero in tutti i sensi, ma senza svelare troppo naturalmente della trama. Era scritto. No, non era scritto. No, insomma, era scritto, è stato aiutato moltissimo da Massimo. No, no. Come ho detto, tutti sono stati aiutati moltissimo da Massimo. No, aspetta, ti voglio dire, prima che la... No, era scritto, poi Umberto, diciamo, se hai Umberto per fare quella parte, vinci. Cioè, è chiaro che se quella parte la fa un attore che non è Umberto, Umberto, cioè, è sopra la parte, no? Chiaramente. Cioè, però... Solomon, non è facile, e ringrazio Umberto che si fida, perché Solomon non è facile
Mi permetto di dirti questo, non te l'ho mai detto, te lo dico qua pubblicamente, ti ringrazio, perché fare... non è facile fare uno che ha 90 anni e che dimostra poi l'età, che ha Umberto un pochino di meno, perché il corpo, la voce di un attore che nella vita ha passato di tutto, e nel palcoscenico ha passato di tutto, quando entra a fare una parte è sempre e comunque identificabile. Umberto ha fatto in questo caso uno sforzo, e lo ha concepito lui per primo, poi ci siamo aiutati, che vuol dire che questo corpo, questa voce, questa cosa venissero rotti, dinamicizzati, qualche volta interiorizzati, qualche volta qualche volta invece esplosi. Ecco, tutta questa dinamica, in una parte relativamente più corta delle altre, tu hai meno parola delle altre, reso Umberto Orsini in una più piccola parte. Ringrazio, che ha fatto uno sforzo come se avesse dovuto fare Relier, dal punto di vista di concezione. Certo, Relier è più difficile, ma mettersi a disposizione in questo modo è stato molto commovente. Ecco. Cosa si fa per rubargli la scena? Si entra dopo, così tutti ti guardano. Buonasera, scusate il ritardo, ma oggi è il mio compleanno, quindi mi sono... Abbiamo parlato prima degli attori a lungo, degli attori assenti, di te e di Elia. Abbiamo detto prima quanto ogni sera noi ci, un giorno dopo noi ci censuriamo e ci facciamo un esame di coscienza per come abbiamo fatto la sera prima, una cosa senza seccarci, perché ormai ci siamo abituati a non seccarci, e mi spiace se ci secchiamo di questo, perché è il nostro mestiere, l'abbiamo raccontato certo. Prima, ecco, tanto per dire la cosa. Allora, come andiamo avanti? Allora, Albia Reale, Esther, sì. Personaggio di Esther. Allora, come avviene questo esame di coscienza dopo lo spettacolo? Sentivo prima che appunto dicevate che non ci sono psicologie, quindi quello a cui noi siamo chiamati è qualcosa di molto preciso, no? Il lavoro che Massimo ha fatto è un lavoro su dei prototipi, cioè su dei personaggi che devono essere subito stagliati. Per cui qualche volta l'attore succede che un pochino si, non dico che si impigrisce, però può accadere che una sera quella precisione viene a mancare e giustamente lui invece la richiede. Ma sei la terza persona che lo dice, l'abbiamo già detto. Allora sarà proprio vero. No, dico, l'abbiamo già detto. Scusate. Purtroppo. No, nel senso, allora, ribadiamo la cosa, abbiamo lo stesso concetto, allora. È un team che ha questa sì, questa il lavoro linea, è quello, no? Il lavoro linea, è quello, il lavoro è quello, i prototipi. Sì, cioè non è che possiamo ogni sera, ci sono state altre volte in cui il regista ti chiede altro, no? Ti chiede invece magari cose diverse che possono tutte le sere accadere in maniera diversa, sono tanti modi di lavorare, questo invece non è così, è un lavoro di precisione, quindi può accadere, siccome si diceva che cosa sono queste piccole precisazioni che magari ogni tanto si fanno, sono queste, cioè la precisione del tuo intervento per aiutare anche il tuo compagno deve essere molto netta, e se non lo è certe volte rischia di offuscare il lavoro complessivo, capito? Questo è. Anche perché nel divertimento di fare, ecco, una parola, no? Per periodi dicevo sempre, oggi tu dici ma che vuol dire un attore bravo? Cioè, che cos'è un attore bravo? Uno che dice bene le battute? Ma chi le dice bene le battute? Un napoletano, un siciliano, un romano, tutti diciamo bene le battute. Cioè, no, un attore bravo è quello che è, come dice, estremamente libero nel trovare, no? Si mette libero nel trovare delle soluzioni sceniche. Libero non è facile, eh? Essere liberi non è una cosa così semplice per un attore.
calarsi come dire, le mutande per essere libero e poi estremamente severo nel ripeterle. Questo è un attore bravo, oggi nel 2015, secondo me. Poi, cioè, per rientrare ad esempio delle cose dove ci siamo divertiti, perché è un prototipo? Certo. Cioè, recita il prototipo. Dice, scusi, mi recita un prototipo? Non fai un prototipo. Il prototipo è, non so, hai conto, ci sono dei divertimenti, noi tre abbiamo gli occhiali, il signor Solomon non ce l'ha. Metti caso che di questi tre signori, che tutti e tre hanno pagato un prezzo, in realtà il più giovane è quello che c'ha 90 anni. Tutti e tre sono massacrati dalla vita, in un modo o nell'altro. La signora è un po' alcolizzata, aspira ad avere, come dire, delle cose che il suo ceto sociale non può avere, tante volte ho detto in prova. Tu immagina che, non so, un quartiere, faccio un paragone con un quartiere romano, tu pensi che abiti al Tiburtino Terzo invece vuoi andare a abitare ai Parioli. Ma perché noi abbiamo questa casa? Perché non abbiamo i soldi? Perché non fai mai niente? L'altro, cioè nel mio caso, rinuncia a delle aspirazioni scientifiche per stare vicino a un padre, per cui piano piano si curva sempre di più, a 54 anni pensa che il mondo è già finito, che non può cominciare nient'altro. Quell'altro arriva, uno che apparentemente è risolto, che apparentemente capisci che è un pesce cane, che ha fatto i soldi con gli anziani, ha fatto tre cliniche, farà dei magheggi pazzeschi, però nello stesso tempo anche lui ribadisce, guarda che io mi sono salvato perché sono dovuto scappare da qua, no? Cioè io sono scappato da qua e allora mi sono salvato. È importante che, ecco, che in questo testo non c'è un giudizio di chi ha vinto o di chi ha perso o di chi è meglio o di chi è peggio. Ho tentato di avvalorare la causa di Miller, cioè di mettere sempre più in chiaro che in realtà sono dei punti di vista. A secondo del punto di vista del personaggio che tu vedi, il personaggio ha ragione. È chiaro che, diciamo, Victor ha ragione se dice mi sono rovinato la vita per colpa tua. È chiaro che Walter ha ragione e dice sì, ma l'hai voluto tu. Quindi questi è un testo dove si parla solo, dove, diciamo, sono presenti fondamentalmente tre cose: papà, soldi, ambizioni. È riuscita nella vita. Non c'è altro, cioè tutto quello che succede sono argomentazioni di volta in volta, diciamo, si rilancia la palla per parlare di questa cosa, si arriva a un risultato, c'è una piattaforma, allora io rilancio la palla in un altro modo. Quindi chiarire bene, come ti dicevo, un ring, le varie postazioni, cioè dove siamo arrivati, chi con chi, a questo punto della commedia c'è Alvia, signor Esther, che a un certo punto parla sempre male del fratello, cominciamo diciamo quel bastardo, poi quando capisce che quel bastardo può dare 25.000 euro invece che sei, quel bastardo diventa improvvisamente una persona con cui stare vicino, no? Diventa una persona, come dice, si allea a questo bastardo e quindi io rimango solo. Solomon, io a un certo punto proteggo Solomon a un certo punto protegge me. Questa, come dire, dinamica di relazioni si basa sempre e intorno a una, si chiama così, il prezzo, cioè questo prezzo che tutti quanti hanno dovuto pagare, e metaforicamente in scena sto prezzo sono sti $1,100, molto poco per questa catasta di mobili, e tutti e quattro, compreso Solomon, sono, diciamo, non sono delle persone per bene. Cioè, ecco, quando facevo un esempio agli attori, cioè, dopo tanta cinematografia, ecco, diciamo, noi siamo dei prototipi di tutti quei film degli anni 60, di tutti quei film che abbiamo visto, però rileggiamoli con gli occhi di un film dei fratelli Coen, cioè dove, dove non si salva mai nessuno, dove c'è sempre una miseria umana tremenda, dove scopri delle pugnalate alle spalle,
dove non c'è proprio della gente per bene che fa sta roba qua, ecco. E questa bassezza, questa marciume, se vuoi dire, sottofondo marcio, familiare, è diciamo, il successo della commedia. Forse perché Heinlein, guarda caso, ci riguarda un po' tutti, perché non è, nessuno è esente poi con cui abbiamo parlato da, diciamo, da quante volte? Quante siamo? 45 repliche? Massimo, lo sai, mi trovo proprio in una condizione del genere. Sì, perché mio padre ha fatto questo, mia sorella mi ha fatto quest'altro, mia madre mi ha fatto questo. Cioè, evidentemente questa, diciamo, costruzione milleriana americana non è poi così solo americana, ed è quello che volevo, diciamo, proprio recitando dei prototipi e recitando così forte ci togliamo da una roba. Che cazzo ne sappiamo noi che sono gli americani, cosa gli americani? Invece, diciamo, recitando fortemente quella roba lì, riusciamo poi a portarla e averla come riferimento vicino, un cognato, una sorella, un nonno, un fratello. E anche io personalmente, nel montaggio, mi sono visto a delle sequenze, delle inquadrature, degli embrioni di cose che sono successe a mio padre, a mia sorella, e le ho sfruttate come regista e come tutti noi attori sfruttiamo, diciamo, la realtà per poi rappresentarla in un altro modo. Ma non facciamo, e ripeto per l'ultima volta, per fare ciò che ci riguarda in scena, noi ci comportiamo come voi. Anche perché, e qui concludo veramente, e qui però ci tengo, dal punto di vista della recitazione, non si può parlare come nella vita, ma anche se volessimo parlare come nella vita, cioè se noi registrassimo questa discussione e io dicessi martedì e lunedì quando vado a insegnare ai ragazzi, fatela, cioè copiate questa discussione, vedrete che nella vita si parla molto, in modo molto più complesso di quello che si pensa si possa parlare in teatrese sul palcoscenico. Quindi è veramente un equivoco di cui liberarsi, capito? Che cui bla 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 scenico trasportato da questa malattia della televisione palcoscenico. Ti chiedevo appunto di approfondire ancora di più. No, perché noi abbiamo una lingua, la nostra lingua è una lingua liquida. Tu mi insegni, Umberto, sai l'inglese, non so l'inglese, ma io doppio, qualche volta doppio, mi capita di doppiare dei film. La precisione delle consonanti inglesi, cioè la forza della lingua inglese, così come la forza della lingua tedesca, tutte quelle consonanti che ci hanno, permettono una incisività che la nostra lingua non ha. Salto, come dice, di palo in frasca, dicendo che, ti ricordi quando diceva, sono stati molti anni fa pubblicati i copioni di un grande, forse uno dei più grandi, di Benassi, d'accordo? Il copione di Benassi era uno spartito, quindi anche il più grande, uno dei più grandi attori, quanti anni fa? Beh, 50, 60. 60, ecco, era moderno, capito? Cioè, sul copione non si andava come si sentiva, si andava a secondo di una decisione e di una nota, perché per noi italiani quella nota è una intenzione, mentre una forma, diciamo, idiomatica inglese ha già un'intenzione. Si legge, voglio dire, si capisce dall'inglese, si capisce che lì ci sarà una risata. Esatto, noi dobbiamo, dobbiamo avere, farne, diciamo, riempirla di senso e di suono nello stesso tempo. Certo. Non è solo un suono, attenzione, non sarei matto a dire che la recitazione è un suono, ma che, voglio dire, teatralmente parlando,
per raccontare qualcosa su quel palcoscenico c'è bisogno, quindi, di intervenire sulla lingua. E lo posso dire perché, diciamo, quello che passava per il grande regista barocco, che ne ha fatta, vedete, tutti i colori a tutti i teatri italiani, Luca Ronconi, nel nostro privato di prove non gli fregava niente se c'era una botola, un treno. Certo, poi ci deve essere la botola, ci deve essere il treno, cioè, ma lui partiva dal testo, non si muoveva se non c'aveva il testo e gli attori, se non ti faceva sputare sangue sia a tavolino che in piedi, con la differenza che quello che ha detto a tavolino se lo poteva rimangiare da un momento all'altro in piedi, perché quello che succede in piedi è anche diverso da quello che succede a tavolino. Quindi questa specie di precisione, chiarezza, riprova, rimonta, rismonta, rivedi, rifà, è, diciamo, io sono cresciuto così, per cui il mio imprinting è stato questo, e mi rincuora che non è completamente perduto, nonostante mi sento un panda, nel senso che il nostro teatro va da un'altra parte, ma non è completamente perduto, perché quando il prodotto è di qualità e gli attori sono forti e di qualità e si propone questa cosa, la differenza di un pubblico, che non parlo di Torino che c'è un pubblico più importante, nel 90% dei casi accetta qualsiasi cosa, quando vede qualcosa di diverso capisce che è diverso. Mamma mia. Aperto, come sapete, quindi chi desidera, se c'è qualche domanda dal pubblico, molto volentieri, un po' velocemente, prego. Buonasera. Prima cosa, un complimento a questo giovane del 34 che deve aver fatto un patto col diavolo, perché io martedì c'ero, un patto col diavolo. Seconda, una brevissima domanda al regista. Il suo personaggio, soprattutto all'inizio dello spettacolo, calca un po' la pronuncia quasi con inflessione un po' dialettale. Io me la l'ho letta, è molto differente di come parla fratello. L'ho letta perché, forse mi indica se sbaglio, la mia incompetenza poi va sul terzo, per calcare la differenza di classe tra il fratello povero e il fratello ricco. È questa la domanda? Sì, forse sbaglio, dico solo la terza, poi mi siedo. La terza è ancora qui la mia incompetenza, quando la professoressa parla di una cosa comica, io l'ho vista abbastanza drammatica, anche se molto alleggerita dagli interventi di Salomon. Ma sì, comico proprio, diciamo, dal punto di vista comico, proprio. Diciamo, non è, si sorride, c'è un humor, c'è un sorto, diciamo, tutto il pezzo dell'arpa della mamma, ci sono delle... Come dire, la prima scena tra una moglie che vessa un marito, che non prende nessuna relazione, che non prende nessuna decisione, sì, può essere che ci sia anche, può esserci un'inflessione più popolare, diciamo, nella prima parte, sì, perché l'estrazione diciamo, è più bassa della... sì, ma giustamente per differenziare meglio, diciamo, l'ingresso di Walter con l'ingresso con la presenza di Victor. Del resto Victor si muove anche diversamente da Walter. Fa quello strano balletto all'inizio, è tutto un po' dinoccolato, cioè già inizia già, come dire, cioè, più che cosa ha detto disperato, cosa ha detto tragico. Che cosa ha usato? No, io spettacolo, sì, più che drammatico io direi acido. E che fa pensare, poi alla fine. Non è uno spettacolo comico, per l'amor di Dio, e non è un testo comico, però ha degli aspetti umoristici, perché diciamo l'acidità e la cattiveria hanno, dal punto di vista anche americano, ci sono molte cose che sono proprio, diciamo, molto inglesi, anglosassoni, cioè quelle cioè che fanno proprio. Che magari il nostro pubblico non riesce molto a ridere, ma poi
questo dipende anche molto dalla natura del pubblico, perché a Roma, cioè, questo è molto curioso, però antropologicamente andrebbe studiarci, a Roma si ride in un certo modo, a Napoli non si ride mai, dice ma a Napoli dovrebbero, Napoli, una tragedia, cioè sono entrati già pensando di voler vedere Umberto Orsini morto, cioè, quindi qui si ride abbastanza, ma non come Roma, quindi voglio dire, dipende chiaramente anche dalla serata, dai tempi, sì. Dal tasso di acidità del pubblico. No, sì, sì, ma dal tasso, sì, ma questo è giusto, dal tasso di acidità del pubblico, ma è vero, ma anche del disincanto, perché poi in realtà questa overdose di personaggi che noi buttiamo in palcoscenico è anche un modo per dire oh, stiamo a recitare, ecco. Però c'è sempre, sì, le diversità del pubblico sono abbastanza trasversali secondo me. Certo che ci sono degli appuntamenti, io sto sempre dietro naturalmente prima di entrare in scena e assisto sempre, ascolto la scena che mi precede per entrare nel clima naturalmente, io entro a 15 minuti dall'inizio dello spettacolo, a 20 minuti dall'inizio dello spettacolo, ci sono delle battute chiave che hanno Massimo e Albia e io sento se la platea ride a un certo punto a una certa battuta, riderà molto di più durante lo spettacolo, quando Massimo dice se la mamma suonava l'arpa, l'arpa non suona dolce ma ore di arpa, e allora se sento che il pubblico è reattivo e ride, sorride ma la massa del pubblico fa risata, questo è anche il punto, dipende da quanta gente c'è, noi grazie a Dio ce ne abbiamo sempre molta, ma voglio dire non è, però anche lì l'intensità della risata, certo l'Argentino è un teatro più grande, c'è una risata, allora tu entri, io ho un personaggio non comico, ma è un personaggio che è abbastanza, insomma, in qualche modo, delle piccole battute ce l'ha, degli appuntamenti ce l'ha, vedo che quella sera tutti gli appuntamenti di sorriso, di piccola risata, tutto quanto, che fanno poi, danno delle spinte al mio personaggio, perché la risata, che essendo la manifestazione più manifesta che c'è nel pubblico, perché il pubblico se si annoia non protesta, non dice no basta non ce lo facciamo più, ma ride, se ride, che è l'unica diciamo forma sonora che il pubblico può fare, come commento, perché dice stasera, pensando delle volte, vuol dire come erano attenti stasera, non c'era uno che fiatava, dormivano tutti. Per cui allora non è un punto di riferimento quello, mentre la risata, grazie a Dio, allora sai che lì ti esponi, ma sai che cadi in piedi, e invece se c'hai un effetto diciamo un pochettino esposto e non cadi, e è vanificata la cosa, noi abbiamo io e Massimo abbiamo un paio di punti, che qualche volta la prendiamo, qualche volta la prendiamo, sono molto sottili, ma non è che, però c'è un concorso di colpa, uno sa già che il pubblico quella sera non è reattivo, e allora quella sera la fa meno bene di come l'avrebbe fatta con un pubblico reattivo, e quindi sta a metà strada. Io dico sempre che c'è un concorso di colpa col pubblico, è vero, si recita non per il pubblico, ma insieme al pubblico, anche il respiro del pubblico lo senti inevitabilmente. I telefonini. Inevitabilmente. lo senti, vuol dire. Ed è l'esperienza, voglio dire, quotidiana che noi proviamo, voglio dire, io avendo fatto quanti anni di palcoscenico, tu sei meglio di me. ne ho viste di tutti i colori, però quando Massimo citava e me lo cantava ieri, che hanno pubblicato questi copioni di Memo Benassi, io mi sono permesso di dirgli guarda che il mio primo copione che in realtà era D'amore si muore dei Patroni Griffi della Compagnia dei Giovani e facevo un personaggio ed era la prima volta che andavo in palcoscenico, sì, avevo già fatto Anna Frank prima, ma insomma avevo sostituito Ronconi appunto per cui non avevo assistito alle prove, ma veramente il primo spettacolo che ero stato presente dalle prove, io questi miei copioni ho avuto sempre dal primo giorno la fortuna e anche l'idea giusta che poi mi torni in casa, un giorno ve li darò quando morirò, però un secolo. E sono tutti rilegati dello stesso colore, no? Poi ho cambiato
cambiato rilegatore, non sono più dello stesso colore, e lì porca miseria, quando li vedo tutti in fila, dico lì c'è un punto di ritorno della mia vita, lì, una svolta, cambiato rilegatore, non era più la stessa cosa, io portavo ad esempio, non c'è più, non la fa più sta carta, mi piace questa qui, vabbè, e ce li ho tutti in fila, e non è che io non mi rivedo quasi mai nelle registrazioni e tutto, però questo copione mi è capitato, voglio dire, di guardare, finivo, e l'ho detto a Massimo l'altro giorno, io finivo al primo tempo dove parlavano Giorgio De Lullo e Romolo, dico, Giorgio Romolo come se tutti l'avessero conosciuto, insomma per me erano la mia famiglia, e parlavano del personaggio che faceva la Falk, che si chiamava, la soprannominavano la Davidson una motocicletta, no? La Davidson, perché era una che era stata cavalcata, naturalmente. e io che facevo un giovane attore che veniva dalla strada, che era in casa di questi due sceneggiatori, Valli e De Lullo, Giorgio Romolo, e che dicevano, diceva la Davidson, la conosci? E dovevo finire il primo tempo facendo il suono della motocicletta, e che era brum, 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 brum. Si bagno. E veniva, e lì finiva il primo tempo. E io sono andato a guardare il copione ed era B3R. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco, come l'ho fatta adesso, però è scritta. È scritta così, è l'ho imparata così, è per forza. Non mi è mai venuta bene allora come stasera. Devo fare una precisazione sul comico, perché vedo che ha generato qualche perplessità e qualche confusione, sempre perché sono determinata a non raccontare nulla della trama, se non la raccontano loro ovviamente. Però ecco, osservando questo finale, di cui non vi dirò nulla, ecco, poi penso che qualche immagine di comico, in senso, dobbiamo far sentire un po' le virgolette, ma di una gioiosità, c'è qualcuno che balla, non ci sono suicidi, non si vanno a schiantare con la macchina come soleggiatori, ma Miller ci lascia l'immagine di un novantenne che danza. Non è proprio un'idea di Miller. Non è un'idea di Miller. Il Miller, lui ride. Beh no, nel testo, ride, la Miller mette un disco di risate, Orsini, la film record che noi abbiamo levato, perché in realtà la film record sono delle barzellette in inglese, come facevano? No, era un disco di risate, non erano barzellette, era un disco solo di risate in cui e le mettevano nelle feste per vedere se uno resisteva a non ridere, no, c'è anche delle battute, anche le battute, e Miller dice, rimette questo disco Laughing Records che lui mette all'inizio, e mette questo disco, e nel riso e nel riso e nel pianto Solomon finisce la cosa. Ora, il riso si vede, il pianto è un po' difficile, anche perché da 3 metri non si vede niente in teatro, per cui bisogna trovare qualcosa di più efficace in qualche modo, e abbiamo avuto questa idea che tra l'altro le coincidenze, voglio dire, io sono caduto dal palcoscenico nel mese di aprile con lo spettacolo che ho portato anche qui a Torino, che ero già caduto quando sono venuto a Torino, mi sembra, sì, a Milano. Sono caduto con la sedia a rotelle, e andando indietro non ho visto il segno dove dovevo fermarmi, che era un segno che doveva essere fatto con una cosa luminosa che non avevano caricato quel giorno il nostro direttore di scena, e al Teatro Strehler, andando indietro, era l'ultima replica, ero anche molto gasato, perché era venuto il direttore del teatro, mi ha detto, poi Orsini, sold out, l'esaurito è una parola magica per l'attore, specialmente se è capocomico. Naturalmente l'esaurito è esaurito, lo Strehler. Allora
Ma insomma, ero casato, tesaurito, bella questa replica con tutta sta gente, meraviglioso, tutto quanto. Ero un po' distratto, questo adesso, signore, e improvvisamente mi sento precipitare nel vuoto. Però ancora nel buio, perché sulla musica, ancora nel buio, perché dovevo oltrepassare la linea del sipario, dovevo stare fuori dal palcoscena per essere un po' quello che guardava lo spettacolo. E sono caduto. Grazie a Dio non è come qui, la prima fila è più indietro, per cui sono caduto nel vuoto e non su delle persone, avrei ucciso delle persone, oltre che e sono caduto, grazie a Dio, di lato. Ho capito che non mi ero fatto, sì, mi ero fatto male, infatti mi fa ancora male adesso. Ho capito, ho gridato a sipario, che è una delle cose che un attore sogna sempre di fare, sipario! E invece in quel momento c'era una grande musica per cui nessuno mi ha sentito, compreso loro, che erano in scena. Allora chiedo a un signore a prima fila, dico, ma mi aiuta a stare sul palco? Credevo fosse di scena. Secondo lei il primo attore al buio, cade, si rischia la vita. Dico, avete visto delle cose bizzarre in teatro, ma bizzarra come questo mi sembra il massimo, per cui mi ha aiutato a salire sulla scena e ho continuato, perché in quel momento c'era la mia emozione registrata, dovevo esserci, e ho continuato tutto lo spettacolo così. Ma racconto questo per dire che un'idea che c'era venuta, siccome Solomon dice, era un acrobata, avevamo visto un video tanti anni fa dove Solomon tentava una cosa di acrobazia, una specie di verticale, e che dopo cadeva e rideva, e che c'era carina, ha detto, non è male Massimo, facciamo quella lì, soltanto ho detto, io ormai questo braccio non ce l'ho più come una volta, non posso fare sta cosa, e grazie a Dio, non abbiamo fatto questa cosa, ci è venuto in mente invece quest'altro finale, che devo dire che è un finale aperto, ed è un finale sul quale un po' tutti discutono, con tutti, non è che sia un argomento di discussione, ma tutti chiedono o danno un'interpretazione a questo finale, ma chi è, cos'è, è gioioso, è un fool, è un Shylock, tanta roba. Io non so cosa sia, esattamente, non è che voglio fare nulla di particolare, non ci siamo andati in nessun compito, quello che appare è leggibile e ognuno può leggerlo come vuole. E come dicevamo prima, che è il centro proprio anche del nostro lavoro, si tratta di un punto di vista, ed è il punto di vista dello spettatore. E quel balletto, in qualche modo, per come viene visto dal pubblico, è il risultato ribaltato, ridato al pubblico, del punto di vista. Che Solomon dice sempre, i mobili usati, per i mobili usati, il prezzo dei mobili usati non è altro che un punto di vista. E se uno non capisce il punto, è impossibile che capisca il prezzo dei mobili. È sempre un punto di vista. E quindi questo finale, in qualche modo, senza che tutto questo sia sottolineato e senza che tutto questo sia teorizzato da noi, ma ce lo siamo trovati in mano, è un punto di vista. E lo spettatore, in qualche modo, è un punto di vista che può essere anche emozionante. L'altra sera un ragazzo è venuto e ha detto, io mi sono commosso, è la prima volta che vado a teatro e che mi commuovo, tu eri? E io ti ho detto anche, forse è la prima volta che andavo a teatro. Però, la prima volta che andava da allievo del teatro. Ecco, però voglio dire, quando c'è questo, è molto importante ed è molto gratificante, un applauso gratificante, vedere un giovane, e sei qui adesso, che ti dice questa cosa, insomma ti commuove perché intanto dici anche, beh sei stato fortunato però tutto sommato, sei capitato anche con uno spettacolo così e una compagnia così, e questo anche perché il teatro può essere tremendo, il teatro è una delle cose più noiose che ci siano, quanto è brutto, un brutto spettacolo a teatro porta via gli spettatori e gli spettatori non hanno più voglia di andare a teatro per anni, mentre invece per anni, allora immaginiamoci su una platea diciamo non giovanissima, vedo tanti volti che non sono giovanissimi laggiù invece, allora diventa tremendo, l'incontro col teatro è fondamentale. Quando io prima vi raccontavo il mio incontro col teatro è stato felice perché ho visto un bellissimo spettacolo che mi ha fatto venire voglia di fare teatro, se avessi visto un brutto spettacolo non sarei qui, è probabile, avrei fatto il notaio Novara, ora sarei ricchissimo e sarei magari venuto a Torino a vedere uno spettacolo che si chiama Il Prezzo,
Io non ci sono perché faccio il notaio. Vicino a Massimo Adaglia c'è un altro attore, Sliding Doors, un altro attore che non so come si chiama, magari più bravo di me, magari meno bravo, e io sono magari venuto da Torino a vedere questo attore che si è sostituito a me. E questa è una bella, questa è una bella commedia, una bella trama. Ringraziamento da parte del centro studi, dello stabile e da parte dell'università, perché l'altro giorno a Milano c'è stato un convegno dell'Associazione Critici di Teatro e di Musica alla Sorbani con la Fondazione Paolo Grassi, che deploravano il crollo di autorevolezza della critica nei giornali, sui giornali in seguito a internet, e quindi deploravano la caduta di formazione del pubblico. Ecco, noi oggi, questa sera, siamo gratissimi ai nostri ospiti, Umberto, Massimo, Aldia Reale, la professoressa Mazzocchi, ma anche a tutti voi che avete partecipato, perché questa è una forma per combattere il crollo dell'autorevolezza della critica e della formazione del pubblico. Quindi è una iniziativa, questo programma di incontri con i protagonisti del teatro, noi crediamo che possa essere una forma per combattere questo e per davvero fare una scuola dello spettatore con i protagonisti, che ringraziamo, ma anche il pubblico è fondamentale. E quindi vi raccomando di non mancare tra una settimana all'incontro che faremo sullo spettacolo L'albergo del libero scambio, con il giovane drammaturgo Davide Carnevali, il regista Marco Lorenzi, e ci sarà la professoressa di francese dell'università Franca Bruera. È un adattamento da Feldon. Grazie dunque. Mr. Crosby, yeah. Oh, Mr. Crosby, ask me, son. All the orchestras are swinging it today. Biggest kind of gates. And I wanted to find out what the noise is all about. Yeah. Do you really think that swing is here to stay? Well, now I'm glad you asked.